I 20 mesi di prigionia in Egitto di Patrick Zaki, raccontati nel suo libro Sogni e illusioni di libertà, la mia storia, con il giovane attivista per i diritti umani, ospite a Mesagne presso il Salento Funk Park, dove ha presentato il suo libro in un viaggio emozionante attraverso le prove più dure, dalla detenzione alle torture, e una riflessione profonda sull'umanità e sulla speranza che lo hanno sostenuto nei momenti più bui. Is about the story of my resistance. I stayed in the prison for 2 years resisting La storia non è sulla mia, sul mio imprigionamento, è la storia di 60.000 persone che sono state incarcerate perché si sono opposte con le loro opinioni, le loro idee a quella che è l'idea comune del governo militare. La mia liberazione è stata dovuta alle tante voci italiane che si sono unite in piazza per protestare, per chiedere la mia liberazione. È stato questo a darmi la forza per uscire da quella situazione. È stato un momento in cui stavo per perdere la speranza, è stato quello il momento in cui i sogni si trasformano in illusioni, prima che poi io fossi stato liberato. È una situazione che si può applicare a diverse situazioni. Ogni volta che qualcuno ha un'opinione diversa, che non riceve il supporto dovuto riguardo alla propria idea, è lì che si vive l'illusione della libertà. Pensiamo per esempio alla Palestina e per quanto riguarda l'Egitto, concretamente è stata l'illusione della libertà infranta nel 2013.